Nel creare questo esperimento televisivo ho pensato a Carlotta e Diego. Loro sono due attori, amici miei, stanno insieme da 7 anni, sono anche una coppia nella vita e ho deciso che Carlotta e Diego saranno come degli agenti segreti, i miei infiltrati, saranno i miei occhi, le mie orecchie e loro fingeranno tutto il tempo di essere una coppia in crisi. Mi sono inventato per loro un finto problema. Ho detto che Carlotta vuole un figlio, che lui invece non lo vuole e che questo li sta mettendo in crisi. Ovviamente è tutto finto, no? E loro faranno vedere ad altri che quel problema verrà superato e che è qualcosa che potrebbe servire come esempio a loro. Come dire, se ce l'abbiamo fatta noi, allora anche voi ce la potete fare, no? Ciao ragazzi! Ciao! Piacere Carlotta! Ciao, io sono Diego. Io lavoro in un negozio di giocattoli. I miei hanno una pompa di benzina, ce l'abbiamo da sempre, da quando sono nato, e diciamo che io do una mano a commerciante, insomma. 6 anni e mezzo. Ma la domanda sarebbe perché stiamo qua? La domanda è, vabbè, non lo volevano farlo, non volevano farlo. Vabbè, subito. Qual è il subito, problema? Subito. È quello il problema. L'ho visti così belli, più raggianti. È come se un attimo ho visto qualcuno un po' più simile a me. Avete tutti i figli? No, solo noi e loro. Noi tu tre, secondo me dopo tanto tempo, poi allora adesso hai paura. No, che paura. Semplicemente c'ho un'età. Sì, vabbè. 45 anni, sei giovane. L'età, fai figli. Ce l'ho detto tu, non sei vecchio. Però. Dirti che sei vecchio, non sei vecchio. Ah, tu non li vuoi proprio? Non so, è cioè, difficile non era nel tuo così piano di vita, secco, insomma. No? No, c'è stato un periodo in cui ci pensavo di più, lei era molto giovane. Adesso, insomma, l'orologio biologico, no? Penso sia normale che a un certo momento scatta. E discutete tanto questa cosa voi? Beh, diciamo sì, è un po' il fulcro. Nell'ultimo periodo sì, insomma, dai. Lui ha altre priorità, nel senso lui vorrebbe prima la casa. Il famoso momento giusto che non... Che non ci sarà mai, non esiste. Diego, io non ti conosco, ma fai ciò che sia nel tuo cuore. Sono dalla tua parte.